Buongiorno. Buongiorno. Dove andiamo? E dimmelo tu. Costiera Amalfitana. Eccoci qua. Eccoci. Abbiamo appena lasciato Vietri. Andiamo a Cetara. Che c'è a Cetara? A Cetara hanno registrato una parte di Diavoli. E poi sono le Alici. E la golatura di Alici. La golatura di Alici. Ancora non ho capito cos'è, ma sono sicuro che lo scopriremo. E sono sicura che sarà buonissima. Situazione di traffico gestibile, strade ancora non troppo strette, vedremo un po' come andrà più avanti. Vedete il mare sullo sfondo. Ci vediamo a Cetara. Allora com'era Cetara? Cetara fantastica, abbiamo visto che c'era un bel po' di casino, non siamo neanche entrati. Non ci si passava proprio. Le strade sono davvero strette, però vabbè. Buon appetito. Allora, che abbiamo mangiato? Soddisfatta, ho mangiato un zunderi con polpette, molto buoni, e poi gnocchi di patate con aglio, peperoncino e colatura d'alici. Buona? Molto, molto. Ottimo, ora limoncello e poi? Poi andiamo in pasticceria. Stai emozionando? Ok, metti il cappello nuovo. Top. Buon appetito. Ritorna alla macchina. Inizia la salita. Che sarà bella lunga. Siamo fermi, ce l'aspettavamo, fermi dietro un autobus, passato l'ambulanza, non sappiamo che c'è davanti, potrebbe essere di tutto, forse lo scopriremo. Intanto dovevamo svoltare fra 100 metri per andare a Ravello, vediamo quanto ci vorrà fare questi 100 metri, magari uno, magari due. Villa Rufolo è la punta di diamante del immenso patrimonio storico e architettonico di Ravello.
salute. Il limoncello della costiera. Com'è? Buona? Di che sa? Di limone. Chi l'avrebbe mai detto? Buongiorno, siamo arrivati a Positano. E la situazione qua è complicata per il parcheggio, però alla fine l'abbiamo trovato. 7 euro l'ora, però vabbè, non avevamo alternative. Ora andiamo un po' giù in spiaggia, vediamo com'è la situazione, anzi prima dobbiamo fare colazione. Buon appetito. Buon appetito. Ah, qui si sente proprio il rumore del caldo. Si sta molto bene però. Davvero. Stiamo in un posto stupendo dove ho portato Paolo. Che posto è? Il monastero di San Paolo. Dov'è? Sant'Agata sui due golfi. Forte. Si vede un po' tutto qui. Capri, Ischia, Napoli, Vesuvio. Una figata. Ci siamo mangiati un bel fritto misto. Molto buono. E mozzarella in carrozza. Stiamo facendo una bella passeggiatina. E prima di andare verso l'ultima tappa. Che è? Sorrento. Buona. È passata bene.